Pace a te, anche stasera siamo insieme e grazie siano rese al Signore. Abbiamo una bella oretta e poi abbiamo una diretta che viene da Summer Camp da Guaglietta, alle ore 21:20 e 30 e così continuiamo. Abbiamo sempre qualcosa di nuovo di uomini e donne che cercano di fare il meglio per aiutarci a crescere nelle vie del Signore. Prima che andiamo avanti comunque vogliamo pregare il Signore che lo Spirito Santo possa avvolgere e dare luce alla nostra mente e al nostro cuore. Prima che andiamo avanti vogliamo comunque pregare sempre, sempre, sempre. Cioè, ricorda come un filobus che non può partire se non alza l'antenna per toccare l'energia. Noi o leggiamo, o meditiamo, o ascoltiamo la parola del Signore, dobbiamo avere sempre un'antennina puntata verso il Signore, nel voler cercare che lo Spirito Santo ci dia la luce necessaria illumini gli occhi del nostro cuore, non questi, quello del cuore. Possiamo sapere un verso a memoria, ma tutte le volte che ci accostiamo alla parola del Signore, abbiamo bisogno di vedere oltre. Per vedere oltre noi siamo limitati. Abbiamo bisogno che il Signore, per lo Spirito Santo, il Dio che dimora dentro di noi, eh, che gli è stato affidato il, il compito di curare la nostra, l'altro, che Gesù ha mandato per sostituire Lui dentro di te, dentro di me, lo attiviamo nel chiedergli di esserci di aiuto. È giusto pure che abbiamo questa riverenza per Dio la terza persona della Trinità che è insieme con noi per chiedergli, per avere comunione e ricevere informazioni. Perché ogni volta, pur conoscendo un verso, una storia della parola del Signore, lo Spirito Santo ci fa vedere un'altra parte che non avevamo visto, cioè è come vedere una casa che da ogni angolatura che la guardi è sempre la stessa casa. Se la vedi in pianta ha un aspetto, se la vedi da questo lato ha un aspetto, se la vedi dall'altro angolo è sempre la stessa casa, ma la vedi diversamente, dove c'è un balcone, dove c'è una finestra. Parliamo della stessa casa ma con angolature diverse. E così lo Spirito Santo ci fa comprendere e man mano così ci edifichiamo nella conoscenza. Poi messo insieme questi passi che man mano ci vengono dati abbiamo un quadro chiaro di quello che il Signore ci dice. Questo vuol dire così, di già che parliamo di casa, costruire la nostra casa, la nostra vita spirituale sulla parola di Dio, un pezzo, un precetto dopo precetto, parola dopo parola, andiamo a riempire piano piano e non ci basta il tempo che restiamo sulla terra, ci vuole un'eternità, ma poi andremo da Lui e continuiamo. Ora chiediamo al Signore di farci comprendere quello che leggiamo, preghiamo insieme, chiniamo il capo, in riverenza davanti al Signore gli chiediamo che lo Spirito Santo spanda la sua presenza in lungo e in largo a leggi su di te e su di me e su tutti noi, in lungo e in largo dovunque c'è un orecchio, un cuore che ascolta ora e quante volte viene ripetuta su tutti i social e in tutte le in tutte le direzioni la sua parola che porti frutto per la gloria del Signore Gesù Cristo. Signore te lo chiediamo tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù, il nostro Signore e Salvatore, benedetto. Amen. Amen. Ora, questa sera vogliamo guardare il ritorno del Signore. Il tempo è giunto. Ora guardiamo dalla parola del Signore negli Evangeli quello che dice è, ed è come ascoltare il telegiornale. Perché in realtà quel che vediamo dai telegiornali oggi è già scritto nel Vangelo. Duemila anni fa il Signore ha precisato. E infatti di questo suo ritorno dei tempi vacci calmo segnati i versi che poi li vai a rileggere perché sono molti versi. Poi te li vai a rileggere, prendi un pezzo di penna con un pezzo di carta e te lo scrivi così, poi li vai a rileggere, così hai un quadro chiaro. Non abbiamo fretta perché abbiamo un'oretta. Ma è giusto che guardiamo insieme, così come dice la parola del Signore, perché c'è un sacco di confusione, dobbiamo pregare per questo, per quello, gli eventi e così via. Ci sono certi eventi che noi dobbiamo pregare, però non sappiamo veramente se il Signore cambia certe scene o meno, perché ci sono alcune cose che, che succedono, <coughs> che devono succedere perché il Vangelo già ne parla. Ora il tempo è giunto <coughs> e leggiamo insieme, c'è qualcosa sulla televisione che non funziona, forse non è accesa, e leggiamo insieme in Matteo 24, 34, cioè il tempo è giunto. Che tempo? Guardiamo insieme e ci facciamo una passeggiata. Insieme con il Signore Gesù Cristo anziché duemila anni fa, ce la facciamo stasera e vediamo una foto, una immagine chiara del nostro tempo. Matteo 24, 34, leggiamolo insieme. Dice così: Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ora, questa generazione, che cosa vuole dire il Signore? Queste parole non possono far riferimento alla generazione vivente al tempo di Cristo, poiché tutte queste cose che noi leggiamo, non erano accadute e non sono accadute durante il periodo apostolico. Le persecuzioni e i giudizi, i falsi profeti, i segni del cielo, il ritorno finale di Cristo, l'adunarsi degli eletti, non sono avvenute a quel tempo. La cosa migliore e interpretare le parole di Cristo in relazione alla generazione in vita, al tempo in cui le finali ed atroci doglie del parto avranno inizio. Ciò vuol dire questa generazione. Questa interpretazione s'accosta con la lezione dell'albero di fico un altro paragone che Gesù dà che illustra la brevità dell'asso di tempo al cui interno avverranno queste cose cioè così come quando il fico comincia ad avere i ficucci e cominciano le foglie perché il fico fa prima il frutto e poi le foglie per la primavera e più vicino di quanto si può pensare. Cioè, in parole diverse, se non abbiamo il calendario per sapere la primavera quando arriva, il figo ci dà il segno. <coughs> Come una volta avevamo dei treni che passavano, quando lavoravamo nei campi non avevamo l'orologio, ma si sapeva che passava il treno di mezzogiorno. Il treno delle dieci. Prima ancora usavano un altro metodo per sapere gli orari. A mezzanotte cantava il gallo e allo spuntar del giorno verso le cinque cantava il gallo. Perciò erano segni che servivano per dare un orientamento di che ora era del giorno. Così la parola del Signore ci dà un orientamento riguardo al Suo ritorno. Ora leggiamo insieme nello stesso capitolo 24 eh, di Matteo nel verso 32 nel verso 14, scusami. Il verso 14 dice: "E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo" affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Ecco, anche questo dimostra che non era nel tempo che Gesù stava parlando, ma nella generazione che questo accade. Ed infatti in questo tempo abbiamo un accumularsi di predicazione del Vangelo, sette settarelle che sono contrarie l'una all'altro, però tutti portano il Vangelo. E poi abbiamo dei ministeri a livello globale dove attraverso satelliti, televisioni, internet viene predicato il Vangelo. Non dice che tutti si convertiranno, ma tutti hanno la possibilità di sentire che Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio, Gesù Cristo, duemila anni fa questo verso, il verso 14, e lo possiamo così leggere, nonostante tutte le tribolazioni future, l'inganno dei falsi dottori, le guerre, le persecuzioni, i disastri naturali, le defezioni da Cristo e tutti gli ostacoli alla diffusione del Vangelo, il messaggio finirà comunque col penetrare in ogni del globo e ci siamo più vicini che mai anche quando viene contrastato anche questa è una testimonianza del vangelo cioè san paolo dice c'è chi lo predica in buona fede e c'è chi lo predica per far dispetto a me al suo tempo ma comunque una cosa mi rallegro che il Vangelo è predicato. Perciò l'adempimento di quello che Gesù ha detto va da sé. Perché quello che il Signore dice, il metodo e il modo, lui sa come deve portare a destinazione. A Dio non mancano mai testimoni. Se è necessario, egli... Stesso potrebbe proclamare il Vangelo dal cielo. Allora verrà la fine. La fine è un riferimento alle ultime strazianti doglie del parto. È così che Cristo descrive il tempo della grande tribolazione di cui ci siamo già dentro. Questo coronavirus, messo tra parentesi, è una parte di quello e tante altre piccole cose che, messe insieme, disturbano tutta l'umanità. Ora guardiamo il verso 32 che ci aiuta ancora, nello stesso capitolo. Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate. È vicina, cioè quando i rami del fico mettono le foglie, manca poco all'estate. Allo stesso modo, quando le doglie del parto finale hanno inizio, significa che il ritorno di Cristo è vicino, proprio come alle porte, diciamo è quasi davanti alla nostra porta che sta bussando per dire: Io sto ritornando. Ora, Passiamo insieme nel Vangelo di Marco, capitolo 13, verso 30. Marco 13, 30. Sono tutti i Vangeli che ne parlano e fanno riferimento a questi eventi del ritorno di Cristo, escatologici chiamiamoli con una terminologia un po' più moderna che ci aiuta a semplificare. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ora lo rivediamo anche qui e in questa generazione ci siamo proprio dentro, cioè siamo dentro fino alla gola. Siamo come essere arrivati qua, basta poco poco e scendiamo sotto. Leggiamolo insieme. Questa generazione, la generazione di coloro che saremo in vita durante gli ultimi tempi, la quale sarà testimone, saremo, siamo testimoni dei segni e degli eventi che preludono il ritorno del Signore che oggi è più vicino che mai è più vicino di ieri è più vicino di 50 anni fa è più vicino di 2000 anni fa guardiamo anche Luca è bello andarci piano e le, segnati i versi perché poi li vai a leggere ti aiutano hai un quadro chiaro con pochi versi hai un quadro chiaro che quando ti parlano del ritorno del Signore, tu hai già un quadro chiaro. Se per caso ti arrivano notizie strabilianti, notizie che ti vogliono impaurire, tu hai già il tuo format detto dalle parole di Gesù che è la fonte più sicura di informazione. Mi piace parlartene con calma, perché riguardo a certi eventi tutti ci poniamo il punto interrogativo. E chi può dare con certezza la verità dei fatti come sono? Chi più di Gesù ci può dire il momento e l'ora? In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Abbiamo detto il verso 30, che siamo lì, ed ora lo leggiamo. O l'abbiamo già letto? Precludono il ritorno del Signore Gesù Cristo. Guardiamo adesso in Luca, capitolo 21, verso 31. Luca 21, 31. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Luca 21, 31. Che bello Signore, grazie. Nutriamoci della parola del Signore perché ci toglie tutti i punti interrogativi chi dice così, chi dice cos'altro. Quando noi andiamo alla parola del Signore, acquisiamo la tranquillità del nostro cuore, perché questo dice Dio, questo dice il Signore. Chiunque bombarda da qualsiasi parte, una volta i mormoni, una volta i testimoni di Geova, una volta i cattolici, una volta... non ci importa nulla. Quando sappiamo che dice il Signore, noi dormiamo, non dormiamo, ci prepariamo come Dio comanda. Perché tutto questo ci serve per essere pronti, se no che serve che il Signore lo dice? Alla fine, l'amore di Dio in verso di noi, mentre ci parla di verità catastrofiche, egli dice: Perciò voi siate pronti. L'amore di Dio si ripercuote in ogni cosa che dice per farci sapere i fatti con dire mettete ordine nella vostra vita, mettete ordine nella vostra vita. Ripete quello che dice, leggiamo il verso 31, 21, 31. ripete quello che dice il verso 8 leggiamo pure il verso 8 dello stesso capitolo anzi per capire meglio leggiamo dal verso 8 al verso 11 poni in mente segnati i versi io desidero tanto che tu abbia le idee chiare di cosa dice il Signore riguardo al suo ritorno chi ti può informare più del Signore Gesù? Perciò non ti devi lasciar sfuggire l'occasione. Egli disse, guardate di non farvi ingannare, perciò il Signore ci parla. Perché molti verranno in nome mio dicendo, sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro, leggiamo fino al verso 11. Quando sentirete parlare di guerre, di sommosse, ci siamo dentro, no? Non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione, e regno contro regno, vi saranno grandi terremoti, e in, vari, e in vari luoghi, pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ora, se noi guardiamo il telegiornale e leggiamo qui ciò che dice il Signore, abbiamo un quadro chiaro. Gli eventi che stanno circolando intorno a noi sono reali, mai come ora, per intensità, per frequenza, per sollecitazioni a livello globale. È chiaro? Ora continuiamo a leggere nel verso 25. Abbiamo letto in Matteo, abbiamo letto in Marco. Stiamo leggendo in Luca le stesse cose. Vi saranno segni nel sole e degli scienziati stanno comprovando anche questo. Nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni. Cioè sembra che abbiamo tutto ma ci manca tutto. Siamo in affanno. Siamo angosciati. Pare che abbiamo tutto, ma siamo pieni di angoscia. Guardiamoci intorno, spaventate dal rimbombo del mare e dalle onde. Ma lo leggiamo insieme, cosa dice questo verso? I segni e i prodigi celesti qui descritti sono immediatamente precedenti al ritorno di Cristo e ci siamo molti dei fenomeni che vediamo. Ora leggiamo anche il verso 26. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Continuiamo a leggere in Luca 21:32 avevamo letto il 31, leggiamo il 32. In verità vi dico, ripete un'altra volta, che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ora, 32 si riferisce alla generazione, come abbiamo letto, che è in vita. Quando vediamo queste cose, leggiamo il verso 33, segnati i versi, desidero proprio che tu hai un quadro chiaro del ritorno del Signore, non stiamo parlando dell'ora né del giorno, perché neppure il Figlio di Dio sapeva quando gli è stato chiesto dagli, apost dagli Apostoli. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Cioè il cielo e la terra passa da una condizione all'altra. Le temperature, i ghiacciai, il caldo, il freddo, queste variazioni avvengono, ma la parola di Dio resta stabile eh? da una temperatura all'altra la parola di Dio resta stabile fino al compimento di ogni singolo evento perché il Signore ne ha parlato nel Vangelo di Matteo di Marco e di Luca e poi troviamo questo negli atti degli apostoli e nell'Apocalisse che Conclude tutto il viaggio. Ora, la parola del Signore è stabile. Leggiamolo insieme in Matteo, capitolo 5, verso 18. 5:18 il Signore dice: Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, che non sono stabili, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto. E ancora di più, nel Salmo 119, verso 89, perciò viene da fonte sicura, non è un... un Reportage giornalistico che ogni giornalista lo pensa a modo suo. Leggiamo insieme in, nel salmo 89, 119 verso 89. 119 verso 89 dice. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, cioè la parola di Dio non muta ed è sempre spiritualmente attuale. Così conferma, come abbiamo letto in Matteo 5,18, che dice, che neppure un iota. Che cosa è questo iota? Che cosa è questo. Leggiamolo insieme. 5.18 dice, finché non siano passati il cielo e la terra senza che tutto sia adempiuto, cioè Cristo qui pone enfasi sulla ispirazione e sulla permanente autorità di tutte le scritture. La parola iota fa riferimento al più al, alla più piccola lettera ebraica, la iod, un tratto appena accennato come un accento o un apostrofo che si chiama l'apice. È una minuscola estensione di una lettera ebraica, come le grazie dei moderni caratteri. Tipografici. Ora viene tutto perfetto, la parola del Signore è stabile. Come è arrivata a noi la parola del Signore? La parola del Signore è eterna, abbiamo visto. È arrivata a noi per mezzo di uomini ispirati dallo Spirito Santo, per la volontà di Dio. Leggiamolo insieme in primo Pietro, capitolo 2, verso 21. Uomini sospinti dallo Spirito Santo e la sorgente dell'informazione. Viviamo in un'era di fake news e tutte queste cose. Con il Signore non è così. Infatti, primo. Secondo Pietro, scusami, 2.21. Secondo Pietro, 2.21. 1.21, scusami ancora. Con sto secondo ho fatto diventare secondo pure il capitolo. Infatti, 1.21. Secondo Pietro 1, 21, seconda epistola, capitolo 1, verso 21. Bravo! Infatti, nessuna profezia: infatti, noi stiamo parlando di profezie. Venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Cioè, che vuol dire sospinti dallo Spirito Santo? Dal punto di vista grammaticale, la forma del verbo greco lascia intendere che profeti erano, i profeti erano costantemente guidati dallo Spirito di Dio. Il Divino Autore e Principio, lo Spirito Santo, è dunque l'artefice delle Scritture. Nel solo Antico Testamento, gli autori umani delle Scritture definiscono i propri scritti, parola di Dio, più di 3800 volte, cioè quando i profeti venivano influenzati. La dichiarazione era questa, questo dice il Signore. Sebbene gli autori della Bibbia abbiano avuto un ruolo tutt'altro che passivo nel processo della stesura della scrittura, fu lo Spirito Santo che è Dio a sovraintendere all'opera, in tal modo... Essi composero e riportarono esattamente e senza errori le parole che Dio voleva che fossero scritte, pur rispettando la, le personalità individuali e servendosi dei processi mentali e dell'essico propri ad ogni autore. Gli scritti originali della Sacra Scrittura sono pertanto ispirati, ossia insufflati, soffiati da Dio nella mente e nel cuore di ognuno che l'ha scritto. E sono scritti infallibili, ossia privi di errore. Pietro definisce così il processo di ispirazione che produsse il testo originale senza errori. Grazie Signore. Ci fa sapere il modo come è giunta a noi e come nell'incarnazione Gesù è la parola, leggiamolo insieme in Giovanni 1.1, Gesù stesso nell'incarnazione è diventata la parola di Dio, cioè quello che Dio pensa, quello che Dio voleva dire, egli l'ha proclamata nel linguaggio nostro comprensibile. Gesù prendeva dalla mente di Dio e trasferiva il messaggio a noi sul pianeta Terra. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Uomini sospinti dallo Spirito Santo. Maria per la nascita del figlio adombrata dallo Spirito Santo. Lo possiamo leggere insieme in Luca capitolo 1 verso 35. Perciò abbiamo il tutto in lingua naturale ma ispirata dallo Spirito Santo. La parola di Dio è viene spiritualizzata al nostro cuore dallo Spirito Santo che diventa il nutrimento del nostro Spirito lo Spirito Santo alimenta il nostro Spirito ed è il cibo che scende dal cielo quando noi ci eleviamo per adorare Dio in Spirito e Verità eleviamo il nostro Spirito verso di Lui e il suo Spirito si sì. intende Intreccia, si inserisce, veniamo a conoscere, abbiamo un rapporto intimo. Come Eva, Adamo conobbe Eva, un rapporto intimo, ne venne fuori Caino. L'angelo le rispose, Lo Spirito Santo verrà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Tutte le informazioni che sono arrivate sul pianeta Terra e arrivano ai nostri cuori è sempre opera dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Dio in terra mandato da Cristo per vivere nei nostri cuori e noi siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. Continuiamo in Luca capitolo 21 verso 34. Abbiamo visto soltanto la informazione come è arrivata a noi, perché c'è qualcuno che dice ma chi l'ha scritta la Bibbia? La Bibbia è stata scritta in un periodo di circa 1500 anni, sono 66 libri riconosciuti, eh, canonici, veri, e con lo stesso filo lo Spirito Santo ha guidato ogni scrittore. 21-34. Qual è lo scopo? Che Gesù Cristo ha parlato di queste cose del suo ritorno non per farci mettere paura non per venirci a intimorire o oh, muovere la fine del mondo no Gesù tutte queste spiegazioni che ha dato e in tutto il Vangelo ci porta a comprendere di vigilare per essere pronti perché lui non vuole che perdiamo l'occasione di vivere l'eternità insieme con lui. Leggiamo insieme questo 21.34. Badate a voi stessi, dopo averci informato così sommariamente, badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, perché è facile che quando vediamo molte cose che non funzionano, chi si dà all'alcol, chi si dà alla droga, chi si dà alla pazzia, chi si dà alla pazza gioia, per non affrontare il momento particolare che stiamo vivendo. Perciò il Signore viene a noi con la sua parola per dire i vostri cuori non siano turbati, non vi sbandate, come dire, restate saldi dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Guardiamo nel verso 30, 34, lo leggiamo insieme, 21-34, dice, ossia il giorno del suo ritorno, ogni qual volta Cristo annuncia il suo ritorno, Esorta ognuno di noi a vegliare. Questo è lo scopo della parola del Signore. Questo è lo scopo di Dio. Non viene per farci mettere paura, ma per dire non farti prendere all'improvviso. Sono precauzioni che Egli ci parla. Leggiamo insieme il verso 35. perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Questa pandemia, per esempio, ci dimostra le cose fatte su larga scala, come il diluvio, come la pandemia, le cose che fa il Signore, non fa in una nazione sì, in un'altra no, avvolge tutto, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Leggiamolo insieme. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra, come il diluvio, come la pandemia, come le cose che avverranno e ci siamo già dentro. In altre parole, le cose non vanno come pensiamo noi. Perché realmente noi pensiamo, ma realmente le cose sono più grandi di quando pensiamo. Perché basta guardare la piccolezza di ogni governante che vorrebbe fare ma non può fare nulla. Trump, Putin, il cinese. Siamo impossibilitati di fronte a fenomeni che il Signore parla nella sua... Perciò le cose, in altre parole, le cose non vanno come pensiamo noi. Non c'è l'uomo che può farlo. Quando parlo certe volte dei governi che non ce la fanno, non voglio dire il governo PD, il governo 5 Stelle, il governo democratico. Il, do, il governo, no, 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 è che non è più nel potere dell'uomo di amministrare le cose così grandi. I governi si possono sostituire tutti i giorni, come già fanno, ma non è più nel potere dell'uomo, perché la palla è più grande di quanto si pensa. Molti pensano che sia un pallone di aria. Invece è un pallone di piombo. Quando ci arrivano vicino si rompono le dita. Signore aiutaci. È molto grande quello che accade e sarà per accadere. Perché verrà sopra, leggiamolo ancora, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Leggiamo nel verso 36. È una panoramica che il Signore ci dà. Qual è la raccomandazione del Signore? Vegliate dunque, Sore, frate. Cosa deve fare il Signore più di questo? Sore, ti voglio parlare a cuore aperto, frate pure a te. Che cosa ci deve dire il Signore? Anziché portarci allo sbando, ci dice di concentrare la nostra attenzione e metterci in armonia con Lui. Perché qualsiasi cosa succede, Lui è il nostro grande rifugio. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al, dell al Figlio dell'uomo, cioè... Colui che è venuto in terra, figlio di Dio, come figlio dell'uomo, è venuto per far diventare noi figli di Dio. Egli è il nostro rifugio. Leggiamo come ci viene descritto nel Salmo 91. Il signore quando ci dice leggiamo insieme vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scambare a tutte queste cose che stanno per venire di comparire davanti al figlio dell'uomo perché perché vuole che andiamo a lui leggiamo nel Salmo 91 come ci viene descritto il rifugio che egli è per noi perciò è importante chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo Egli ti libererà dall'accio del cacciatore e dalla peste micidiale. Quello che sta accadendo è una peste. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Mille te ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Che cosa dice il Signore? Dove abbiamo letto? Rileggiamolo, Luca 21, 36: Qual è l'amore di Dio per noi? È un poco come piangeva su Gerusalemme. Che non aveva capito il momento che era visitato, dopo ne hanno pagato le conseguenze per duemila anni. Noi ne paghiamo le conseguenze per tutta l'eternità. Perciò il Signore viene a me e a te stasera. Guardiamo cosa dice. Veglia dunque, pregando in ogni momento, affinché sii in grado di scampare. A tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quello che abbiamo letto in Matteo, Marco, Luca, è come avere visto il telegiornale, perché lo stiamo vivendo. Ma l'evento non sarà come pensiamo noi, l'evento del ritorno del Signore. Non avremo più il tempo dopo, perciò ci invita a far tesoro di ogni suggerimento. Infatti, se leggiamo nella prima epistola ai tessalonicesi, nel capitolo 4, dal verso 15, leggiamo le cose come avverranno poi. Guardiamo insieme. Sono contento che tu in breve hai un quadro chiaro di come il Signore ritorna e anche di come ci dobbiamo preparare. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, cioè i nostri cari che sono già partiti. Leggiamo fino al verso 17 perché il Signore stesso con ordine, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Qual è il motivo di questa visione chiara che ci dà il Signore? È di sapere, ci anticipa, lo vediamo, dobbiamo soltanto far tesoro dei buoni consigli. Vogliamo andare al Signore insieme? Vogliamo pregare? E diciamo, Signore, mi avvicino a te con il cuore. Aprire il cuore e dire, Signore, tu mi hai aperto un grande rifugio. Io ci voglio entrare, entrare per la fede. Gloria al Signore. Anche questa mattina abbiamo parlato della semplificazione che Egli ci ha dato per ricevere la salvezza. Per essere salvati eternamente. Non vogliamo perdere l'occasione anche stasera di dare il nostro cuore al Signore. Vogliamo pregare insieme? Se senti nel cuore di avvicinarti al Signore, preghiamo insieme. Voglio pregare insieme con te. Di, di insieme con me: Signore, io sono un peccatore. Ho sbagliato o peccato. Mi pento, so che tu sei morto per i miei peccati. Ora ti chiedo di perdonarmi. Vieni nel mio cuore. Lavami col tuo sangue. E per lo Spirito Santo dimora nel mio cuore. Da questo momento, Signore, voglio camminare insieme con te. Voglio seguirti. Grazie per il messaggio di salvezza che tu hai rivolto al mio cuore questa sera. Da ora, Signore, voglio che tu regni nel mio cuore. Ti ringrazio, ti benedico e ti lodo, Signore. Amen. Amen. Dio ti benedica tanto tanto e congratulazioni che hai fatto questo passo di fede verso il Signore. Lo Spirito Santo continuerà ad esserti di aiuto. E ora prendi nota dove abbiamo letto, vai a rileggerli e lo Spirito Santo non mancherà di darti luce per comprendere. Se non hai un nuovo testamento, chiedicelo, te lo mandiamo gratuitamente. Una Bibbia, chiedila, te la mandiamo gratuitamente. Matteo 24, 34, prendi nota perché così hai un quadro chiaro. Matteo 24, 14, Matteo 24, 32, Marco 13, 30, Luca 21, 31, Luca 21, 8, Luca 21, 25 a 26, Luca 21, 32 e 33, Matteo 15, 18.

dal verso 1 al verso 8. È il rifugio che Dio ti propone stasera. Salmo 91 da 1 a 8, 1 a 8. Salmo 91 da 1 a 8. Ci riesci? Bravo. Primo Tessalonicesi 4, 15 a 17. Ebbene, Dio ti benedica, buona visione per la, la prossima diretta. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina per il culto di adorazione alle ore 10.30. Continua a pregare per noi, noi continuiamo a pregare per te. Avviciniamoci al Signore. Il tempo è vicino, abbiamo detto stasera. Il tempo è giunto. Siamo più vicini che mai, ma questo ci serve per avvicinarci al Signore e scampare, essere salvati, avere la certezza della salvezza, perché Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Dio ti benedica, pace. Buonanotte.